Accendere la speranza in una terra dove guardare al futuro è sempre più difficile. Aprire una gabbia, tenere viva una fiaccola giorno e notte come segno di integrazione tra le istituzioni del quartiere. Fare scuola al Parco Verde di Caivano significa soprattutto questo. Ed è qui che il sindaco della città metropolitana, Luigi De Magistris, ha inaugurato la nuova sede della succursale dell'Istituto Francesco Morano, che servirà ad affiancare all'indirizzo tecnico-industriale già attivo anche un alberghiero. Si è pensato che in un'area a fortissima dispersione scolastica, in cui la dirigente Eugenia Carfora spesso va a prendere gli studenti direttamente a casa per invitarli a non marinare la scuola, un indirizzo alberghiero potesse, con le sue prospettive di lavoro nell'ambito della ristorazione dell'incoming, esercitare una forza attrattiva maggiore sui ragazzi del quartiere. 1000 metri quadrati recuperati dal degrado con fondi e progetti della città metropolitana. A giorni sarà completata la parte impiantistica e strutturale. Occorrerà installare le cucine di laboratori didattici, per i quali c'è già un impegno del Ministero dell'Istruzione, presente qui con il consigliere del ministro Giannini, Alberto Mellone. Presenti anche il questore di Napoli, Guido Marino, il sindaco di Caivano, Simone Monopoli, e Don Maurizio Patriciello, il sacerdote in prima linea nella battaglia della cosiddetta Terra dei Fuochi. La città metropolitana è già intervenuta in un'opera di risanamento della parte inferiore della sede centrale del Morano, che ospita l'ITIS, su locali che sono stati bonificati, nei quali sono stati installati laboratori di sistemi meccanici, di chimica, sistemi elettrici, di disegno tecnico. Ma un segnale fortissimo nel Parco Verde a Caivano, una bellissima comunità scolastica, l'apertura di un istituto alberghiero, un entusiasmo dei ragazzi, della preside, degli insegnanti, delle mamme. Un segnale fortissimo perché questi sono territori difficili ma ricchi di umanità e con tantissima voglia di riscatto. E io voglio sottolineare come in questi mesi da sindaco della città metropolitana abbiamo investito contro tutto e contro tutti una somma incredibile di risorse economiche sulla scuola, e se oggi siamo qua è frutto di questo investimento anche oltre il patto di stabilità nella difesa della Costituzione e della nostra scuola, e anche il piano triennale che abbiamo approvato ieri sulle opere pubbliche 2016-2017-2018 va in questa direzione con la realizzazione anche di nuove scuole nella nostra città metropolitana. Emblematica poi l'apertura del cancello della scala di emergenza, quello che la preside definisce la gabbia, un cancello che deve essere aperto almeno durante l'orario delle lezioni, ma che qualcuno voleva fosse chiuso. Presidiato da due cani pastori, ad isolare la scuola dal giardino pubblico in cui la presenza delle istituzioni forse non era gradita. Ebbene, quella gabbia è stata aperta e vi è stata accesa anche una fiaccola che arderà giorno e notte. Questa volta il quartiere ha risposto sì, salutando questa apertura con lenzuola bianche stese ai balconi. Questa gabbia mi ha devastata, giorni e giorni di lotta, non pensato dopo 550 giorni far capire che questa era una scuola non sottoutilizzata, né mai possibile che non potevano realizzare il piano di evacuazione perché c'era una gabbia. La gabbia si apre. Ma questa è la scuola del quartiere, non è la scuola della città metropolitana, la scuola di qualcuno. Questa è la scuola del quartiere, la scuola dei ragazzi, la scuola delle famiglie, loro. La devono difendere più di come se fosse casa loro, perché la scuola è la comunità di tutti.